Fratelli e sorelle bianconere, cari amici iscritti del canale, innanzitutto buonasera a tutti. Allora ragazzi, non l'ho fatto qualche giorno fa il video perché comunque stavo ancora compiendo delle verifiche. Verifiche terminate in questo momento e quindi ho delle notizie fresche fresche per voi che vi andrò adesso a comunicare. Sapete benissimo che quando Gaetano parla, non parla per dare alla bocca, ma perché ha delle cose concrete in mano. Allora, ragazzi, la Juventus sta trattando Mauro Icardi. Ovviamente tutti quanti staranno dicendo: vabbè, hai scoperto l'acqua calda. No, no, ragazzi, non ho scoperto l'acqua calda perché innanzitutto questo è un tentativo estremo che sta facendo la Juventus, complice anche la mancanza di tempo e di idee, soprattutto dopo quello che sta succedendo nel nostro mondo. E vi dico che questa trattativa, o ipotetica trattativa, ma diciamo trattativa, è legata a quella di Kylian Mbappé che lo vedrebbe vestire la maglia del Real Madrid. E adesso vi spiego. Domani alle ore 18 c'è una deadline fissata per quanto riguarda Mbappé. C'è una deadline fissata dalla Real Madrid nei confronti del Paris Saint-Germain se accettare o meno l'offerta fatta dai Blancos, dalle Merengues, di 170 milioni di euro più 10 di bonus, uguale 180. Al momento le sensazioni, ho la sensazione. Non che io ho la sensazione in questo momento è che Mbappé possa restare un altro anno al Paris Saint-Germain più che andare al Real Madrid in questo momento, quindi è più dentro che fuori. Questa cosa, ragazzi, potrebbe favorire lo sblocco della trattativa che vedrebbe Icardi alla Juventus. Quindi ragazzi, domani sera attenzione perché ci potrebbero essere veramente notizie importanti. Ci potrebbero essere veramente de delle notizie importanti. Dal canto suo vi dico che la Juventus ha ovviamente avviato anche i contatti con Vandanara. Conosciamo benissimo tutti essere la moglie di Icardi, nonché procuratrice sua assistita, e i contatti sono stati molto positivi. Vandanara in queste ore sta lavorando freneticamente, sta mettendo pressione al Paris Saint-Germain proprio perché vorrebbe un trasferimento di Mauro in Italia. E quindi ragazzi, ci sarà da aspettare domani, come vi ho detto prima, proprio perché c'è la trattativa legata a Mbappé, la risposta del PSG rispetto al Real Madrid, nei confronti del Real Madrid. Dopo che sapremo quella, potremo tirare delle somme. Ovviamente, ragazzi, non voglio illudervi, è difficile, prendete con le pinze, con assoluta cautela questa cosa che vi ho riportato. Sta lavorando anche ad un centrocampista alla Juventus e i due nomi più gettonati al momento sono quelli di Pjanic e Witzel. Pjanic ormai totalmente fuori dal progetto tecnico di Ronald Koeman, dal progetto tecnico del Barcellona, e Witzel, calciatore del Borussia Dortmund, che in questo ultimo periodo, tra l'altro, non sta giocando neanche nel suo ruolo, ma sta giocando da difensore centrale, e la cosa lo infastidisce molto. Non ha gradito questo suo cambio di posizione, quindi anche lui diciamo che sta spingendo per una cessione. Al momento il bosniaco è favorito sul belga. Ed è quello che vorrebbe Allegri. Forse per Allegri
avrebbe già scelto, ragazzi, ovviamente Miralem Pjanic. Quindi io do un 80 Pjanic, un 20% a Vizia. Detto questo, ragazzi, è tutto. Mi raccomando, cautela, prendete con le pinze queste cose che vi ho detto, perché sono operazioni last minute e non sempre vanno come dovrebbero andare, non sempre vanno in porto. Però vi posso dire che la Juventus su Icardi, e questo ve lo posso assolutamente garantire, ragazzi, sta pressando, sta mettendo pressione. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre fino alla fine, forza Juventus.